Salve a tutti cari amici di Deabusi Game e dei videogiocatori della domenica. Qui Videogiocatori, ma soprattutto videogiocatrici di FIFA è l'artefice, Jack, in compagnia. 20. Lo specialista, Michel. E vi diamo il benvenuto in questo primo episodio di prova su FIFA 20 con la modalità allenatore. Noi, sinceramente, avevamo già registrato un gameplay su FIFA, ma non era FIFA 20, Ben ricordo, eh. era FIFA 2009. Quel gameplay è stato cancellato perché era uscito talmente male che manco sono stato lì a editarlo. Non per Però, colpa nostra, però. esatto, non per colpa nostra, però voglio provare comunque a iniziare questa nuova esperienza. Io e Michel siamo, possiamo dire, quasi incapaci nel giocare a questo gioco. Io giocai ai vecchi titoli, per esempio il 2009. Quindi qualcosina so fare. Il mio ultimo FIFA è FIFA 2003, non è una battuta, non è un modo di dire, è FIFA. Avevo 19 anni l'ultima volta che ho giocato a FIFA. Inizieremo la modalità allenatore in due, quindi giocheremo insieme. La cosa non so se è più difficile o meno difficile. Lo Me ne vedremo e lo dispiaccio già per te, scopriremo. me ne dispiaccio già. E lo scopriremo. Come mio solito, schiaccerò i bottoni a caso. Ribadisco, è un episodio Esperimento. prova, è un esperimento. E magari diteci voi cosa ne pensate, se si può fare o no. Selezioniamo un allenatore. Sembrano tutti dei becchini. Questo mi piace. Attenzione, inserisci correttamente tutte le informazioni, non sarà possibile modificarle in sé. Arrigo Allora, io Cristofori. direi che noi conosciamo solo ed esclusivamente un allenatore che si chiama. Direttamente dal Brasile, io ve lo anticipo. Ah, non è un caso che Pepinho non ci sia in questo video. Se questi video andranno avanti, Pepinho non ci sarà mai. Sapete che lui ha la sua mentalità e lui si lascia riprendere, mostrare il proprio volto solo per la WWE o comunque il wrestling in generale. Iraq, Irlanda. Testa o croce? Ah, si possono modificare con tutte queste cose. Sembrano delle piastrelle, invece è la tonalità della pelle, pensate un po'. È ringiovanito però, tutto in un attimo. Basta un cambio di taglio di capelli, che in questo caso sono allungati. Come si fa a togliere adesso questo qua, scusa? Ragazzi, adesso non so più come fare, gli mettiamo questi. Questo Angelo sembra Winnie Branduardi. Arriga, questo, guardalo. Dai, questo qua mi piace. La barba. Che Oh. chiedo è per un amico, chiedo soltanto, ma c'è solo quel colore lì di capelli. Cioè, perché la barba nera e i capelli sale e pepe non è che stia benissimo. Ok. Outfit, di solito Pepino indossa il nero, Nero sta bene su tutto. ma soprattutto su Pepino. Una giacca, lui indossa spesso le giacche, Soprattutto quella rosa. quelle rosa, esatto, perché col nero gli calzano a pennello. Pantaloni, lui porta i jeans, quasi sempre i jeans. Ma anche i pantaloni della tuta, sai. No, Con la giacca però un perché i po' jeans, però, stonano. vedi, ci sono lì. Ci sono neri. Accessori non li abbiamo. I calzini sotto non li porta lui. Esatto. Ma soprattutto chi se ne frega, ma chi è che li vede? Mettiamo i neri che sta meglio. I bianchi sono da ospedale. E le scarpe, lui di solito scarpa da ginnastica perché devono essere comode. Color Nero. misto. Ma non c'è il misto qua, allora andiamo sul nero. Scarpe sportive, perfetto. Ma azzurra abbiamo fatto? No? Scarpe sportive azzurre? Dove sono azzurre, scusa? È scritto? Lo so, ma non sembrano azzurre, sembrano Non azzurre sono nere però. a te. Nere, eccole qua. Qua. Ora, avanti. Options. Perfetto, Pepino è stato creato. La nostra squadra iniziale è il Brescia.
Ma lo decide lui? No, possiamo cambiare. Ma cosa vogliamo fare? No, va bene, però dicevo, cazzo che incredibile, ha scelto lui. Ben 3,5 stelle. Dato che noi siamo bresciani, iniziamo col Brescia, lo porteremo in alto nel campionato. C'è un'aspettativa molto bassa di successo in Italia. Sì, ma tanto anche nella realtà è Sì, così, quindi. appunto, è già bello che se andiamo in Serie B a gennaio. Difficoltà partita, lasciamo sul dilettante per adesso, poi quando diventeremo dei pro magari rialziamo. Ma tanti anni fa schiacciavi e giocavi, non c'era carriera, allenatore. Ho vinto migliaia di volte anch'io la Champions col Brescia. La squadra Direi. Brescia è stata invitata a un torneo amichevole per campionato. Si tratta di un'ottima occasione per conoscere i giocatori della tua rosa, provare nuove tattiche e prepararti in vista della nuova stagione. Io lo farei, almeno due tasti li imparo. Sì, Prima vai di perdere la prima di all'inviti. Esatto. campionato 6-0. Coppa internazionale Europa, trofeo dei campioni, trofeo delle La stelle difficoltà è sempre europee. quella. Io farei quella da Quella 5 milioni. 5.000, 5 milioni. Ci siamo. Giornata ideale per assistere a un bel match di calcio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Con me c'è Stefano Nava, pronto per il commento tecnico. Coppa Ok. internazionale europea che si apre con la prima partita della fase a gironi. Subito in palio Tu tra gli sei ultimi quello esami. blu, io sono Ci quello sfidano rosso, Brescia che e l'hai appena Imola. passata agli La altri. loro prima. Vediamo la formazione titolare. Si presentano con tre attaccanti oggi, di cui due larghi sulle Tua. fasce, a metri a disposizione. Magari. Occhio Balotelli oggi, l'allenatore punta. C'è bene il pallone. Attenzione. Si è visto Oh. saltare e ha rischiato l'intervento in scivolata. Ha corso un rischio, ha Ma cosa sferrato hai un fatto? Meno portavoce male che abbiamo prossimo. La contro cimeccata che gli voleva idioti. metterla lì, Fossetta. Poteva scegliere. No, non C'è ci campo per credo. lui. Konaté era in Uff, ottima che posizione per battere il rischio. portiere, ma non ha saputo approfittare del risultato che rimane. Palla a scavalcare la difesa. Vediamo cosa inventa ora. Non può sbagliare. Ha sprecato una buona Comunque, occasione. stanno Meno male. facendo di tutto per L'intervento farci sì, vincere. esatto. Doveva fare di più. Tua. Quale gol così? Vanno sfruttate meglio. Ma il cross? Cerchio. Intervento pulito Non sulla c'è palla. problema. Si avvicina all'area. Vediamo cosa fa ora. Cristo. Vediamo cosa inventa ora. Konaté. Ma Vediamo sono veramente incapaci a tirare questi, Mamma Ma mia, meno che male. brutte cose. Vai, 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 che Certo, tanto si toglie alla Balotelli, Balotelli. fine. Filtrante, filtrante. Balotelli avanza sulla tre No, quarti. sei fuori, sei fuori. Ok. Tira, tira. Buon pallone filtrante. C'è la verticalizzazione. Pericolo, palla in gioco. Dai, cazzo, lo si può non vincere. Non si può non vincere. Tutto pronto, l'arbitro dà inizio alla seconda metà di gara. Una svegliata, l'allenatore Balo, potrebbe balo. anche decidere di Dai, c'è dai. spazio davanti. Ha sbagliato a Ma vai prendere il pallone e avanti. correre. Figa, Non ma è però giusto. una Bisogna andare volta. avanti un Una po'. volta si faceva gol Ha da bisogno di lì. attaccare meglio. Una volta facevi gol anche da centrocampo. Ha spazio per andare. In Ha in buona due, ragazzi, posizione. E e nessuno lo nessuno è ferma. riuscito a Prende possesso. fermarlo. Interrompe bene Tira via l'azione, subito. intercettando il lancio. Grande. Tua. Possibilità Vai di per qua, Imola, rimessa. Balotelli. Filtrante. Difesa avversaria piazzata male qui. Dai. Fallo. Attenzione, È fallo. wrestling in È fallo. frattempo. È Avversaria. fallo. Blin. Dai, non può finire 0-0 sta partita. Un gol ci No, no, vuole. dobbiamo far gol. Nostro. Eccolo l'intervento. Pallone invitante. Prova a piazzare. Mamma Ancora mia. Meno male che il Mamma portiere mia, va che da solo. pelo. Meno Che male che pelo. meno quello. Non un granché qui Vai, l'intervento vai, del vai, 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 difensore. vai. Adesso spacco tutto, figlio. Occhio alla ripartenza. Vai. Grande! Questa è Bella! tua, gol, Questa questo è la gol! prendesse. Questa è fatta, finalmente! Ah! Risolve una situazione complessa. L'azione più bella di tutta la mia Non ci vita! credo, Cristo santo, ho aspettato troppo. Dai, dai, ci rifacciamo, Savelli. ci rifacciamo. Occhio al pallone filtrante. Grande Balo!
No! Ma che figlio di... Eccolo! Vai, tira! No, vai, no! Fuori gioco, Cristo! Aveva sbagliato il portiere a rinviare. Vabbè. 73, siamo gli sgoccioli. Mancano ancora 10 minuti. Ma c'è anche il bordocampista. Bene, Matteo, grazie. No! No! Non adesso! Grande! No, non possono farci gol adesso, È illegale tutto ciò. Passa, 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 passa. Bisoli. Balotelli. Grandissimo! Pallone invitante. No, ho sbagliato. Porca puttana! No, Chris, era l'ultima chance, era. No! Risultato di parità con l'arbitro che chiude. No, abbiamo preso il gol. Parità, ma che gol mi sono mangiato prima. Che gol mi sono mangiato prima. Tutte parate del portiere. Miglior giocatore. Dai, siamo ancora all'inizio per vincere questa competizione. Quindi siamo oggi... hanno pareggiato tutti, quindi è come se non fosse successo niente. Se vincevamo, vincevano tutti. Allora, siamo a giovedì 4. La prossima partita nostra la domenica. Abbiamo profitto. Abbiamo guadagnato 7 milioni. Facendo schifo, immaginati. Penso quando cominceremo a vincere. Esatto. Cioè mai. Quindi direi di proseguire. Sì. Voglio finire questo torneo. Avanziamo venerdì, sabato e domenica abbiamo una partita contro... il Genk. Che squadre sono queste? Mi sembra Belgio. Via! Dai, stavolta vinciamo, ma sicuro. Quello di prima era riscaldamento. Questo torneo è nostro, sicuro. Ci siamo. Siamo a... non lo so. Non lo so neanch'io. Dai, dai, è già palla nostra. Uno che salta. Eccoci. È uno in fuori gioco. Non volevo prenderla io, è andato da solo. E uno cade, è morto. Che stop. Passiamo dietro il portiere. No, che sono io. Cerchio. Palotelli. Pallaccio, espulsione. Sei arrivato in corsa. Però qualcuno lo ferma. Io X ce l'ho schiacciato da un quarto d'ora. 1-0-0 lo possiamo strappare. No, dai, non possiamo far così schifo. Possibile. È che dobbiamo capire bene come giocare in due, perché in uno è più semplice. Vero? Ma cosa sta dicendo? No, no, sta guardando un'altra partita. Sta guardando. Può ricevere la posizione interessante. Dove va? La traiettoria verso il centro. Dove c'è il nostro portiere. Che mamma mia, che lavorone che gli stiamo facendo fare il nostro portiere. Meglio gli cresce la valutazione. Comunque interessante, deve liberarsi del pallone. Cosa fa? Però quale rischiamo? Io mi avevo tirato col cerchio. Bello questo. Ha avuto fretta, però qua. Prova a sorprenderlo. Mamma mia, vai. No, passa. Ma adesso vai. Adesso che ce l'hai, vai. Cerco di stare dietro. Vai tu. Vediamo cosa inventa ora. Ottima occasione. Ma non ci credo. Che ero confidavo nel gol stavolta. Ho fatto il cost to cost. Riesce. Vai, Mario. No. No. Oh, arbitro! Passala qui. Con cosa? X. Regalano palla agli avversari. Perché era andato in fondo? Alice Matta. Alice Matta. Cerca con questo lancio in profondità. No. Occhio al tocco filtrante.
1-0 dunque, raccolgono i doveva arrivare, dai. Adesso bisogna farne due. Non mogliamo. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. A metri per correre. Occhio al pallone filtrante. Balotelli. No! Non ci credo! L'azione più bella del mondo. Non ci credo, partiti! Dai, è dal centrocampo. Mamma mia, che giocata! Un palo assurdo. Eravamo già sull'1-1. E invece si conclude il primo tempo. Cristo! 1-0-1. Pensate un po'. Attenzione. No. Difesa avversaria piazzata male così, così male, malissimo. No, il fallo no. Prova a piazzare. Non poteva sbagliare da lì. E la messa. Ma fì. È stato davvero un peccato sprecare. Non le mordiamo. Ben organizzato. Possibilità per la ripartenza. Vai, vai, vai. Vai. E vai, ma porta via il balù. Sfuma il contropiede. Alissa Matta. Palla interessante. Dai, allungati un po'. Prova 3-0 no, eh. 3-0 no, eh. Dai, Cristo. Come fai? Sono così incompetente. Adesso mi faccio tutta la fascia. Vai. Dai, Balo. Rigore questo. Arbitro! Buona la sua prestazione, ci si aspettava molto da lui, non ha tradito certamente le attese. Ma scherziamo, stiamo! Credibile! Cosa? Quale? Cerchio, non fino in fondo però. Palla in area di rigore, prova ad affermare. Passare dietro. Intervento pronto del difensore. Ha evitato un gol fatto. Chi l'ha evitato? Cosa fa il portiere? Sta perdendo tempo. Cincischia sul 3-0. Ha un profumo di vittoria nell'aria. Ma anche lei. Balotelli. Palla interessante. Ancora? Ma non era fuori gioco questo! Sono dubbioso su questo. Su questo sono veramente dubbioso. C'era una drata. Ancora un quarto d'ora per le scuole. Che colata gli ha tirato addosso. Bam! Vabbè. Posso farmi espellere, dai. No, non ce l'abbiamo più dopo. Era meglio strinciarlo. L'avevo detto io. 4-0, ma facciamo schifo proprio. È una di fondi di gara. Mi avete fatto incazzare, mi avete fatto. E adesso non ce n'è più per nessuno. Dove sto andando non lo so. Però vai in forza, se no io sono in fuorigioco. All'89esimo il Brescia si accende. Non fare un gol, porca puttana, non ci vuole tanto. La terra si arrangia. C'è il cross. Balotelli! Bisogno infortunato. Vabbè, è finita, stai dentro ancora 3 minuti. Ormai, ucciditi. Sì, però non ci può fare un pressing di merda così. No, non sono io, sono lo randellavo. Può mettere da lì. E c'è il gol! Palla in rete! Ma dai, figa, ma dai! Sì, casino, fammi avere! Match che finisce qui. Ora forse adesso è un po' più difficile vincere il torneo. Malissimo. Beh, se vinciamo andiamo anche noi a 4, quindi secondo me è un po' improbabile vincere. Però giochiamo con la squadra che ha anche lei un punto. Terza partita del torneo. Se vinciamo questa forse riusciamo a arrivare secondi. Dipende da cosa fanno gli altri due. Di tacco. Ma questi sono più forti ancora, Conclusione di rara potenza. Ma veramente però, Attenzione. Grossa ingenuità qui, concedono una punizione pericolosa. Ha tirato alle stelle. Posizione centrale. Non ho parole. Inizia già male, cosa succede? Il tiro.
Grande, era il portiere più bravo del Brescia, della storia del Brescia, ce l'abbiamo. No, ma questi qui sono dei missili questi, sono veramente velocissimi. Attenzione perché è pericoloso. Tranquillo, vai tranquillo, scartalo quello. Grande. Mamma mia, che intervento. Grandissimo. Anche il nostro momento. Sì! Romulo, 1-0 Brescia. Grande azione. Recupero palla, centrocampo e si va in vantaggio. Tuonata di Romulo. Romulo e Remo. Sul primo palo. Bisoli. Sei in fuori gioco. Ma io sto guardando Balotelli, l'altro non lo governo io. No! Tonali. Romulo. Oh, mamma mia! Ma chi sei? Corri Forrest! Può metterla in mezzo. No! Lo sapevo. Ma come sì. Facevo? Fuori gioco? Portiere, grande, tranquillo, sì così, troppo tranquillo. Buona posizione ideale. Attenzione, qui la difesa c'è. C'è pressing sul portatore di palla. C'è pressing, ma non è abbastanza. Occhio al contropiede. No, qua ho usato troppo, ho sbagliato. Poco cinico. No, perché succede questo? Ma io lo spieghi? È due volte che faccio X. Basta, io non faccio più X con rinvio. Bisoli. Grande! Occhio all'imbucata. Potrebbe passarla, ma no! Preferisce fare una cazzata col quadrato. Io ho schiacciato quadrato. Ma allora c'è qualcosa che non va qui adesso, perché non è possibile. Il quadrato l'hai premuto troppo poco, secondo me. Oh, di tacco. Occhio al traversone. Incredibile che gol ha fatto. Complimenti. Al volo. Tanto di cappello, super gol. Cioè, proprio imbambolati. Era da solo, è incredibilmente solo quello. Bam. C'è qualcuno o no? Attenzione! Gran dribbling! Sì! Palla in buca d'angolo. Che fatto gol? Sandrino Tonali. Pallone invitato. Te la crosso. No! Nessuno è arrivato sul pallone. Cazzarola! Il Milan l'ha messa a tacere. Passa. Buona la lettura del difensore su un brutto passaggio. Eccolo l'altro gol. Non chiamarlo così. Anticipato. Dai, 2-1, 2-1. Che a proposito di Balotelli, credo un paio di mesi fa, ero a Brescia a fare l'aperitivo, l'ho trovato al tavolo in parte a me. Non gli hai detto che sarebbe meglio facesse un po' più di gol? Visto che siamo ultimi, miseramente. L'ho trovato in parte a me, ma... Cioè, se non me lo diceva mia ragazza, io non manco me ne accorgevo. Tutto pronto? Non ti ha detto, ciao Gnaru. Ma poi è matto quel ragazzo lì. Ha rubato il cane a uno che era lì. Perché? Perché il suo amico di Balotelli ha paura dei cani, no? E l'arbitro vede qualcosa che non va. Perché era lì in due o tre. Non penso che andrà il tiro. E ci ha fatto dare il cane da questo qui che era lì per i cazzi suoi a fare aperitivo. E lui col cane inseguiva il suo amico che aveva paura del cane. Ma... Era idea di comiche.
Attenzione perché è pericoloso. Ma lo siamo? Non so. No! Oltre ci sono giocatori incredibilmente liberi. Decisamente meno. Senza nessuno addosso. Doveva inquadrare verso la porta. Può colpire da lì. Lascia partire il tiro. Che sbagliata alla grande. Per farti la stessa domanda. Ripartono in campo aperto. Però qui mi ha dato una spallata incredibile. Intervento efficace. Ma cosa fai lo stop? Cross sul palo lungo. Via, 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 via. Vabbè. Vediamo cosa fa ora. La mette in mezzo. Ha provato la botta. Mamma mia, dove è uscito quello lì? Effetto del gol. Oh, qua stiamo rischiando, C'hanno sempre la palla loro e sono sempre in attacco. Chiedo a Matteo Barzaghi a bordo. Oh, ma Balotelli. Oh, Balotelli. Oh, the striker. Prima del novantesimo. Bene così, grazie Matteo. Può far male da lì. Hanno trovato. È entrata, Sì, bene, anche questa. Dai, dobbiamo impegnarci. Ma come ha fatto? Eh no, però così. Salite, difensori maledetti. No, no! Grande! No, era fuori gioco. Che parata ha perché fatto rigore? Quell'uomo lì? Rigore? Come rigore? In maniera chiara l'intervento del giocatore. Mi pare che ci siano dubbi. Ma cosa è successo? Ma non ci posso credere. Chi para qua adesso? Non ti tuffavi un quarto d'ora prima. No, cazzo, l'81esimo subiamo la rimonta. Dai, ma che coglioni. L'aveva anche presa. No, me la passavi di qua. Me la passavi. Perché hai tirato? Guarda, ero lì in parte. Cazzarola, 83esimo. No, vaffanculo, va. Posizione ideale. Sì, vabbè. Oh, mamma mia, che rischio. Palla che ha sbattuto sul legno e poi reattivo il portiere. Stavolta la De Bindata ha dato una mano. E che mano, mamma mia. Ma cosa sta? Vai Balo, vai Balo. Vai avanti. Tira. Ma dai, ma figa, ma sai correre? Sei lento. Che lentezza, 90esimo, ultima azione. Passamela qui, qui, qui. È soddisfatto, direi. Non lì. Di qua. Non si deve rischiare. Meglio non staccare la spina prima del tempo. Cazzarola. Hanno corso davvero un bel rischio. Dai, dai, vai di pareggio subito, vai di pareggio. Ottima posizione. No! Al 90! Bastardi! 5esimo! Con 3 minuti di recupero. Che sono diventati 5, o sbaglio? E appunto. Sbandamento della difesa avversaria. Mamma mia, incredibile! La parata ancora! E c'è il 3 pari, adesso facciamo il 4-3 negli ultimi secondi. Non credo sia possibile. Però si gioca. No, finisce qui dunque in parità. Ma proprio come hai fatto a passarmela? Due pareggi, una sconfitta in un torneo precampionato. Non è malaccio. Non è malaccio, dai. Si inizia quindi. Coppa Italia, penso. Brescia Trapani. Il Trapani non è in Serie A. Sono abbastanza contenti, però, Beh, guarda che non abbiamo sfigurato. Esatto. Quindi, ragazzi, questa prima esperienza con FIFA 20 finisce qui. Grazie a Dio. Fateci sapere cosa ne pensate. Evitate di scrivere non sapete giocare. Non sappiamo giocare. Beh, mi pare evidente. Esatto. Dateci dei consigli piuttosto. E noi vedremo se continuarla o terminarla. Quando mai andrà in onda, tra l'altro, chi lo sa, sarà già il 2020? Boh. Quindi per oggi è tutto, dall'artefice Jack e dallo specialista Michel. Alla prossima, ciao belli.